Siamo con Marco Albertoni, portiere classe 95, proveniente dal Genova. Marco, cosa ti ha spinto a venire a Pistoia? Ma ha spinto le motivazioni per venire qua, perché arrivando da una stagione non fortunata sono venuto qua per il riscatto e giocarmela. Poi la Pistoiese è un club che tutti conosciamo e quando appena è arrivata l'offerta non ho esitato e sono venuto qua subito. Le tue caratteristiche? Ma caratteristiche, come ho detto prima, si cerca di migliorarsi in tutto. Poi è normale, qualcuno è migliore in una cosa, qualcun altro in un'altra, però ho ancora tanto da imparare nella mia lunga carriera e sono qua per migliorare anche sotto quel punto di vista. Parlando di Genova, Perin è stato passato prima a Pistoia, forse anche per te potrebbe essere un trampolino di lancio vestire la maglia della Pistoiese? Ma quello è l'augurio che mi faccio dal punto di vista personale. Speriamo di ripetere l'esperienza che ha fatto Perin qua positiva e poi di rilanciarmi nel campionato, prima qua a Pistoia e poi si vedrà. Siamo con Ludovico Gargiulo, rinnovato il prestito con l'Empoli, contento di questa scelta? Sì, sono molto contento di questa scelta. Subito a fine campionato avevamo trovato l'accordo con la società per restare un altro anno qui. Cosa ti aspetti da quest'anno, visto che l'anno passato non è iniziato, poi finito va bene con la salvezza, ma non è stato un campionato tutto a stelle e a strisce? No, mi aspetto sicuramente di non soffrire fino alla fine, poi vedremo giornata per giornata. Come hai visto la squadra dopo un giorno di preparazione? Come hai detto te, è passato appena un giorno, ci stiamo conoscendo, mancano altri tasselli, però i nuovi arrivati mi hanno fatto tutti una buona impressione. Da te personalmente cosa ti aspetti? Sicuramente mi aspetto di più dell'anno scorso, essendo arrivato a gennaio non è mai facile quando arrivi a campionato in corso, quindi mi aspetto di più rispetto all'anno scorso. Sai che nel tuo reparto di centrocampo può mancare qualcosa o siete a posto così con te, Damonte, Mungo e Vassallo? Numericamente sicuramente manca qualcosa perché siamo in quattro, quindi qualcun altro dovrà arrivare, ma sicuramente non mi spaventa la concorrenza. Siamo con Filippo Boni, difensore classe 95 proveniente dal Prato. Cosa ti ha spinto a vestire la maglia della Pistoiese? Ma la storia di questa società è una società storica, organizzata, una grande piazza, e quando è arrivata la richiesta ho subito accettato perché penso che per me sia uno step importante di crescita per la mia carriera. Dopo una stagione in Lega Pro sei pronto per quest'anno? Assolutamente sì, mi sento pronto, ho avuto una buona esperienza personale in termini di partite, di minuti, quindi mi sento pronto. Che impressione ti ha fatto la squadra dopo un giorno di preparazione? No, una buona squadra, stiamo già lavorando bene parecchio e ci sono dei valori importanti e dobbiamo cercare di tirarli fuori tutti in vista dell'inizio del campionato. Quest'anno giocherai il derby con un'altra maglia, quella della Pistoiese, l'anno scorso l'hai giocata con quella lagnera. Se segni esulterai? Sì, io dovevo l'anno scorso, non ci penso sinceramente, penso al presente e il presente è la Pistoiese, quindi esulterò con i tifosi della Pistoiese. Siamo con il capitano Corrado Colombo. Corrado, dopo una stagione di sofferenza come si riparte? Si riparte da dove abbiamo lasciato l'8 maggio con l'entusiasmo che ci ha accompagnato la tifoseria della città, quindi entusiasmo tanto, poi chiacchiere ne abbiamo fatte tante in questi 2 mesi, ora da ieri contano i fatti, conta il campo. Quali saranno le tue prospettive per il prossimo anno? Fare meglio a livello di squadra, fare un campionato sicuramente migliore degli ultimi 2 anni, toglierci delle soddisfazioni, regalare delle gioie ai tifosi e a livello personale di continuare a divertirmi. Come hai visto la squadra, anche se in poco tempo, visto che è iniziato ieri il ritiro? Come sempre, dai, i primi giorni di ritiro hanno tutti voglia, tutti corrono, poi bisogna vedere a lunga distanza come gruppo. Cosa ti aspetti dalla società? Qualche nome in arrivo? Qualche uomo di mercato? Arriverà qualcuno brevemente? Il direttore ha dichiarato che mancano 4-5 giocatori, quindi non penso che prenderanno nomi importanti, è importante che arrivano giocatori che hanno voglia di lottare per la maglia e di sacrificarsi per il compagno.